Scusa Gaspare, tu ti ricordi in quale periodo noi cominciamo a fare discorsi di legalità? Per noi o per i nostri figli? Anche per i nostri figli, ma soprattutto per agire noi nella legalità. Filippo, ne abbiamo parlato tanto del malessere che c'era, ma tu hai insaputo, io stavo già facendo una discussione che andava oltre. Almeno quello che è avvenuto in me, che abbiamo intrapreso un discorso interno per cambiare noi stessi, non opportunistico, capito? Per ottenere qualcosa in cambio, c'erano o non c'erano sti discorsi? Io mi sono dissociato da voi e da tutto il sistema. Sì, però dico, noi l'abbiamo fatto questo discorso. Io certo non posso sapere cosa c'è dentro di te, in fondo, non posso sapere se tu vuoi prendere le distanze da me, per dire. Scusami un attimo, io ho sempre sottolineato in qualsiasi sede che voglio bene ai fratelli Graviano. Ma io non ho parlato con ostilità di te e non ho nulla in contrario alla tua scelta. È bene che tu lo sappia. Tu hai fatto una scelta, va bene anche per me. Ora, quello che io dico è che il nostro discorso non era un discorso opportunistico per ottenere qualche cosa dallo Stato, ma per migliorare noi stessi, per dare un futuro ai nostri figli. Ma vedi che tu mi rappresenti mio padre, e tuo fratello rappresenta mio padre. Tu già avevi la condanna definitiva, o quasi, io avevo i processi in corso. Non sapevo come finiva. Noi parlavamo di un nostro futuro in un'altra parte d'Italia, impostato in un'altra maniera, sì o no? Sicuramente sì, ma vedi che tu sei Filippo Graviano. E io sogno Gaspare Spatuzza. Tu mi dicevi, io preferirei un negozio di frutta e verdura in Italia e vivere di quel poco che mi darebbe un negozio di frutta e verdura e non vivere questa situazione che mi ha portato. Sicuramente abbiamo parlato della vita da cane che ho fatto, perché io ho fatto una vita da cane. Che io preferisco fare una vita da venditore ambulante che fare tutta la vita che ho fatto prima. Allora questi discorsi li facevamo. Di rifarci un futuro, ma soprattutto per la nostra famiglia. Scusate se intervengo. Mi sembra che non c'è contraddizione tra quello che dite. Piuttosto, lei, Filippo Graviano, era stato informato dei colloqui investigativi di Spatuzza col dottor Vigna che hanno preceduto la sua decisione di collaborare? No, non ero stato informato. Filippo, io non sono stato cattivo. Io te l'ho sempre detto quando sono venuti i magistrati. Attenzione, il fatto di informare non è che avveniva per una sorta di gerarchia, ma perché ti sentivi di dirlo. Adesso il punto è... Lei, Spatuzza, lo ha detto a Filippo Graviano, che è qui davanti a lei, che aveva iniziato a parlare con i magistrati, sì o no? Sì, gliel'ho detto. E lui che ha detto? È bene che lo facciamo sapere a mio fratello Giuseppe, che se non arriva niente da dove deve arrivare qualche cosa, è bene che anche noi cominciamo a parlare con i magistrati. Scusa, Gaspare, non arriva niente da dove deve arrivare, vuoi essere più chiaro che significa? Spatuzza, ripetiamo. Filippo Graviano mi ha detto, è bene che facciamo sapere a mio fratello Giuseppe che se non arriva niente da dove deve arrivare qualche cosa, è bene che anche noi cominciamo a parlare con i magistrati, punto. Io non riesco a comprendere che significa, se non fanno... Significa, noi andiamo dai magistrati se non vengono mantenute le promesse. Quelle parole sono state dette o no? Io personalmente non mi aspetto niente dalla politica, né da chi che sia. Al momento no, è in precedenza. Non ho mai avuto questa aspettativa. Ma lei, quando ha avuto quel colloquio nel carcere di Tolmezzo con Spatuzza, quelle parole le ha dette o no? Assolutamente no. Mi dispiace dover contraddire Spatuzza, però oggi non fa parte di me aspettarmi qualcosa e nemmeno ieri, perciò non posso averle dette. Non aspettandomi niente da nessuno, mi pare molto difficile, molto remoto che io abbia potuto dire questa frase, capisci? Ho frainteso io male? No, io ti ripeto, non mi ricordo di queste parole. Ma quindi ho capito male io, me le sono inventate. E mi dispiace dovertelo dire. Quindi se io sto mentendo... Io non ho detto che stai mentendo. Ti dico che io non le ho dette. Mi dispiace. Io qualche volta ti ho ordinato di commettere un omicidio, una strage. Io a tutto quello che ho fatto, l'ho fatto sempre tramite ordini di Giuseppe Graviano. Cosa ci spiegherò io ai miei figli? Sarò additato per tutta l'eternità quel mostro in cui sono stato. Io, la piccola Nadia, quella bambina di 6 mesi che è morta... La strage dei Georgofili a Firenze. Come posso spiegare io a mio figlio, ai miei nipoti, che suo padre, suo nonno... è responsabile di quelle mostruosità. Come ci posso spiegare la storia di Giuseppe e di Matteo? Un bambino di 12 anni distrutto nell'acido. Io l'ho fatto. Disgraziatamente ho squagliato persone nell'acido.
E me ne vergogno, E Dio sa che pena c'ho dentro il cuore mio. Nessuno mi può dire infame perché sto mentendo. Ma assolutamente. Io mi sento onesto. Un uomo onesto e soprattutto un cristiano. Sono contento per te. Se oggi Spatuzza è questo, se ha fatto questa evoluzione, forse anche per i discorsi che abbiamo avuto noi due, improntati alla legalità. Lei vuol dire che potrebbe aver contribuito a fare maturare Gaspare Spatuzza? No, no, io dico che interloquire con una persona che agisce nella legalità è diverso di interloquire con una persona che ha tutte altre intenzioni. La legalità è un concetto molto ampio, io nel mio piccolissimo la coltivo da 10 anni. C'è tutto il resto, quello che dice lei, che purtroppo non può essere esplicitato. Ma c'è questo che non può essere esplicitato, Graviano, c'è. Certo che c'è. Allora, cominciamo a dire che c'è. Ma l'avevo detto. Per me la cosa più bella sarebbe addormentarmi una sera e non svegliarmi più la mattina. No, io non lo condivido questo. Io sarei in pace con me stesso. E con tutti.